Sono le 5 e mezza del pomeriggio, il sole è appena tramontato, risplenderà come si vede una bianchissima luna. Ecco, ma perché faccio notare questo particolare? Perché la luce bianchissima della luna, che riflette la luce del sole, evidenzia come sul sole ci siano in corso delle tempeste potenti solari. In effetti, ieri, oggi e l'altro giorno, la luce del sole era bianchissima, più di molte altre volte. Questo dimostra, o conferma, che su di esso ci sono delle tempeste solari sempre più forti. Ecco, mi riallaccio per questo all'immagine che hanno fatto vedere, o ha fatto vedere la NASA, pubblicata da molti giornali, del sole che ride. E come ne hanno vista degli esperti, si sono preoccupati subito, perché quel sole che ride evidenziava come su di esso ci sono in corso inaspettatamente delle potenti tempeste solari che potrebbero crescere a dismisura e arrivare fino alla famosa tempesta raggi X, quella che colpì a metà 1800 la Terra e spense appunto tutto ciò che era elettronico. Se succedesse qualcosa del genere oggi, il mondo si spegnerebbe per 24-36 ore, non ci sarebbe più luce, internet e via dicendo, come ho già detto in molti altri video che ho riferito da dichiarazione di famosi esperti che studiano il sole da 40 anni. Ecco, come dire, le cose belle che fanno sorridere, come in questo caso il sole che sorrideva, e quando lo vissi dissi: sì, saranno cavoli degli uomini il sole che sorride, perché in effetti era evidente che quelle macchie scure sul sole erano delle buche profonde che danno origine a tempeste potentissime e il vento solare potrebbe, come dicono gli esperti, dirigere verso la Terra e poi sarà quello che è già stato detto 5 anni fa, nel 2017, che se la Terra venisse colpita da una tempesta di raggi X sarebbe la fine di questa civiltà, il mondo retrocederebbe di circa 2 secoli, non avremmo più quello che abbiamo oggi. E nel video disse: sì, è come tornare alle caverne. Già, il sole che sorride nasconde qualcosa di tremendamente brutto che potrebbe colpire la Terra, il mondo e il nostro modo di vivere attuale. Ma come sempre bisogna aspettare. I fatti sono questi, le conseguenze chissà quali saranno. Chissà quali saranno. Se veramente il sole, meraviglioso e caro amico sole, tanto, come si dice, non considerato dalle persone, dalla gente. Ecco, se il sole emettesse la sua potente tempesta a raggi X, potremmo farci il segno della croce, perché la vita di adesso non ci sarebbe più. Già, come dico sempre, bisogna considerare ciò che è veramente importante e positivo per noi prima di perderlo. Questo vale sia per gli amici, per le persone che amiamo e soprattutto per il sole, che grazie a lui noi viviamo, anche se spesso solo per ucciderci, come sta succedendo in Russia, in Ucraina e in molte altre parti del mondo, dove le guerre più piccole fanno meno notizia, ma sono massacri immani. Ah, dimenticando, o almeno ricordando spesso, le tantissime persone, figli e non figli, che uccidono i propri genitori o i propri amici per ereditare. Già, come ho detto nell'ultimo video, la cosa più importante che c'è sulla Terra è soltanto quella carta stampata
chiamata soldi, che non dà felicità, come la può dare la stretta di mano di un amico o l'abbraccio di una persona che amiamo. Sembra quasi che abbiamo perso la consapevolezza di ciò che è veramente importante. E se dovesse succedere o arrivare sulla Terra gli effetti della potente tempesta X, dopo ce ne pentiremo di non aver considerato il Sole, l'espressione più vicina al Creatore, come un amico, un fratello, un padre, colui che ci è sempre vicino, ma spesso e volentieri facciamo finta di non vedere. E quando non ci sarà più, il mondo sarà tutta un'altra cosa di quello che è oggi. Poi forse inizieremo ad apprezzarlo, ma dopo sarà troppo tardi.